Signori, si soffre. Si soffre. Dai, dai, che siamo a set point. Dai, che siamo a set point. C'è l'Italia in semifinale di Coppa Davis, cosa che non succedeva da un bel po'. Soprattutto non succedeva da un bel po' con chance concrete di andare in finale di Coppa Davis con la seconda squadra. Una roba eccezionale. C'è Sonego che è in vantaggio nel primo set nel tiebreak e ha appena perso un punto beffardo perché era praticamente chiuso e solo il nastro l'ha impedito. Però andiamo un 7-0, dai, dai, possiamo iniziare tranquilli su un 7-0 questa diretta che non poteva iniziare senza finire il primo set, non poteva assolutamente iniziare. Quindi noi partiamo da questa bellissima nuova offerta che è attiva fino a lunedì, perché è finito il Black Friday, inizia il Cyber Monday. Andiamo, Cyber Monday. Io odio queste occasioni, ve lo dico. Anche perché volevo non pensare a niente e fare altro in questi giorni, però Cyber Monday. Ragazzi, l'offerta di Cyber Monday riguarda il gioco Shot Stack, riguarda Push the Money. Ve la spiego in 30 secondi, poi forse riesco a fare un video migliore, l'ho dovuto fare uno di fretta e furia l'altro giorno a Torino. Però, diciamo che di materiale sul gioco short stack, del perché è importante nella pagina, ne trovi quanto ne vuoi. E approfondiremo ancora oggi in questa diretta. Cosa riguarda l'offerta di Cybermondo? In breve, i due corsi disponibili sul gioco short stack. Uno è un mio corso di qualche anno fa, che ecco, magari poi faccio anche un video dove faccio vedere cosa c'è dentro proprio. Ed è un corso dove andavo a trasferire tutti quei concetti che stanno alla base di un gioco short stack che ti serve per andare per muoverti nei tornei. E questo era un corso realizzato qualche anno fa, poi aggiornato e integrato con altri materiali, che è un ottimo punto di partenza per entrare a sbloccare e sbloccare una delle componenti più che dedicate, proprio più pervasive del gioco da torneo. A questo ha fatto seguito il corso di Giuliano che abbiamo realizzato l'anno scorso ed è spettacolare perché io penso sia il corso più avanzato al mondo su questa tematica. Non ne conosco altri di così avanzati ed è spettacolare. Sono due corsi completamente diversi e hanno anche un prezzo completamente diverso, nel senso sono due cose. L'offerta che ho fatto per il mio è per dare uno strumento a chi non può spendere 500 euro per andare a sbloccare un pezzo importante del gioco da torneo, però onestamente se riuscite a prendere il corso di Giuliano prendetelo perché è una cosa che non che chi è appassionato di tornei, chi vuole formarsi seriamente per i tornei deve avere quel corso presto tardi perché è un passaggio fondamentale l'abbiamo realizzato veramente ci sono delle lezioni fatte anche con me e lui assieme vabbè, ci sono stati dei problemi tecnici che però poi abbiamo gestito ci abbiamo messo veramente tanto in quel corso lì. Detto questo, il tema di oggi riguarda il gioco short stack, questa diretta che state per vedere potrebbe cambiare, o auspicabilmente dovrebbe cambiare l'approccio che un giocatore di poker ha a queste mani e in genere al gioco del poker, però alle mani con poche chips, perché la situazione in assoluto più diffusa è quella di fare errori che
Sono soprattutto emotivi legati al gioco short stack. Non... Cioè io li definirei errori emotivi, non... perché a livello tecnico, secondo me, non c'è chissà cosa da capire. Da... Cioè, è molto semplice la questione a livello tecnico, proprio quasi banale. Con 10 BB devi andare online o devi foldare. Il perché lo approfondiamo in mille modi diversi, però quello è. Il problema è che poi quando noi siamo corti, entra in gioco che vogliamo rimanere nel torneo, entra in gioco che abbiamo paura di uscire dal torneo, sono due cose diverse. Entra in gioco che non riconosciamo la forza vera delle nostre mani. Insomma, entra in gioco tutta una serie di cose per cui poi facciamo delle cavolate da corti. Facciamo delle cavolate che coinvolgono le chips a più alto valore nei tornei che andiamo a giocare. E quindi sto allungando un attimo l'introduzione perché volevo ripulire questa immagine dalle bande nere. Però adesso scendiamo proprio nei dettagli di questa mano che è un po' l'emblema di tante. Di tanti tornei sprecati. Quindi l'immagine è pronta e parliamo subito. Share screen and share. Però se magari la apro, forse la posso anche condividere. Se magari la apro. Ciao Giovanni. Click the screen icon in your address bar to allow access. Aspettate perché c'è un problema di share screen. Your browser has blocked your screen. Click the screen icon in your address bar. Screen. Ok, mi sentite di nuovo? Vediamo se adesso ce la facciamo. Ho cliccato un tasto e ho combinato danni, in poche parole, questo è... Ok. Ok. Perfetto, quindi Cyber Monday l'offerta è qua. C'è un corso a 100 euro, un corso a 500 euro. Sei riuscito a prendere quello di Giuliano, è una cosa spettacolare. Detto questo, abbiamo questa bellissima mano che mi si è proposta neanche farla apposta ieri, cioè ieri stavo venendo verso casa in treno, in realtà mentre aspettavo il treno ho risposto a questa mano. Vi racconto com'è andata. Diciamo che la situazione di partenza flop è abbastanza chiaro, ho messo gli stack abbastanza evidenti, 13 BB, 55 BB e 10 BB. E il problema di questa mano nasce nel preflop in una classica interpretazione col freno a mano tirato. Abbiamo questo giocatore che nello specifico è middle position che apre 2 BB. Abbiamo questo giocatore che è deep stack da hijack che fa una 3-bet e noi abbiamo 10-10 con 10 bui sul grande buio. Quindi apre MP, 3-betta hijack, Hiro che fa da BB. Questa è la situazione da cui partiamo. Cosa succede? Abbiamo un'apertura a 2, una 3-bet
immagino assai non era specificata, e poi abbiamo noi, quindi che cosa dobbiamo fare con questi 10 bui? No, la tribetta è a 5, tribetta è a 5, non lo ricordo sto passaggio, apro 2, tribetta 5, noi abbiamo 10 bb, che cosa facciamo? L'unico dubbio che noi qui possiamo avere, ciao Augusto, l'unico dubbio che noi qui possiamo avere è con 10-10 siamo sotto un range eventuale di 3 bet del nostro oppo. Ora, per capirlo, o meglio, più che sotto, non abbiamo abbastanza pot odds per giocarcela con oppo. Per capirlo dobbiamo fare un calcolo molto semplice, perché noi per fare delle scelte che abbiano un senso dobbiamo partire da calcoli. Se non partiamo dai calcoli, le nostre scelte saranno sempre tirate a caso. Quindi, come i river, sono tirati a caso. Abbiamo 2 BB di MP più 5 BB di 3bet più 0,5 BB di small blind più 1 BB di ante, e quindi il piatto in questo momento uguale a 78,5 BB. Piatto di 8,5 BB. A questi 8,5 BB nel piatto, se noi decidiamo di andare all-in, si aggiungono i nostri 10 BB. Abbiamo detto che l'unica opzione è scegliere tra all-in e fold qui. Se noi decidiamo di andare all-in e aggiungiamo questi 10 BB, il piatto diventa di 18 BB. Noi stiamo mettendo 10 bui. Dov'è un WhatsApp aperto? Qui. Noi stiamo mettendo 10 BB per vincere 18,5 BB che noi abbiamo nel piatto diretti, più realisticamente hijack ci chiama e hijack aggiunge quindi altri 5 bui e diventano 23,5 BB. È chiaro fin qui il ragionamento? Cioè, l'unica situazione che ci dà qualche perplessità in questo momento, preflop, apre oppo, la situazione è questa, apre lui 2 bui, Oppo 2 fa 5 BB, noi abbiamo 10-10, dobbiamo capire che condizioni matematiche ci sono se noi giocassimo, se noi andiamo all-in qui e lui fa fold, non ce ne frega niente, abbiamo preso un piatto gigante, cioè è un errore enorme suo. Ma se noi andiamo all-in qui e lui fa call, ci sono abbastanza mani nel suo range contro cui ce la giochiamo bene? Per capirlo dobbiamo fare un calcolo di base. Calcolo di base è cosa succede quando lui fa call e noi finiamo all-in. Succede questo. Succede che stiamo andando a investire 10 BB per un piatto di 23,5 BB. Quanto fa 10,23 diviso 23,5? 10 diviso 23,5 uguale 42%. Quindi 10 BB diviso 23,5 BB uguale 42%. Ci siamo, ragazzi? Questo è un passaggio fondamentale. 10 BB diviso 23,5 BB fa 42%. Abbiamo questo bellissimo dato che sono le nostre pot odds. Queste pot odds ci dicono che noi, se andiamo all-in con 10-10, per fare un'azione profittevole nel lungo periodo dobbiamo vincere almeno il 42% delle volte questo benedetto piatto. Punto di partenza di qualsiasi ragionamento. Da qui costruiamo. Se qui non ci arriviamo, abbiamo un grande problema come giocatori e vi dovevate comprare varianza zero per farvi entrare in testa sto discorso. Ve lo faccio entrare io così gratis adesso. 42% con 10-10. Se il nostro avversario fa call, vinciamo almeno il 42% delle volte. Ora, a rischio di... No, non lo faccio, non mi metto neanche ad aprire Equilab. Perché? Tribetterà 8-8 sto tizio qui da middle position e poi farà call? Sì.
Tribetterà asso 10? Sì. Farà collo con K-dama? Tribet collo con... Sì, quindi ha tante mani il nostro avversario con cui noi stiamo bene. Ora facciamolo un attimo, così la rendiamo proprio esplicita questa diretta. Quindi, stop screen, mettiamo un attimo Equilab. Però mi fa vedere Equilab. Si chiama Data Card Monitor. No. Ah, vediamo poche strade. Eccolo qua. Abbiamo il nostro Equilab, abbiamo il nostro 1010. E immaginiamo un range chiuso di 3 bet. Già, lo immaginiamo realisticamente molto più ampio di questo. Nell'esempio reale lui ha tribettato sotto suited. Immaginiamo un range chiuso di 3 bet 10-10, sta almeno al 42% contro questo range chiuso di 3 bet. Sì, sta al 52%. Possiamo permetterci di evitare un colpo così profittevole che ci dà il 52% quando abbiamo bisogno del 42% con uno stack così corto? No, stack corto. Abbiamo necessità di prenderci i valori attesi positivi che ci arrivano, altrimenti è un problema. Quindi 10-10 sta al 42%. Sì, 5-5 sta al 42%. Siamo al limite. Quindi 5-5, forse se la foldiamo, otteniamo spot migliori dopo. Ok, ma noi abbiamo 10-10. Facciamo finta che questo colpo ancora più, cioè questo qua più stretto, cioè lui è molto più spostato verso mani forti e bla bla bla, togliamo alcune di queste mani. Messo K cutoff perché è più una 3-bet di K-dama suited. Comunque, con 10-10, come ha risposto Alfonso ieri nel commento, ci sono tante mani, Alfonso ha fatto un commento molto intelligente. Nel rispondere al gruppo, ha detto: ci sono in molte mani di poker, ci sono tanti modi di giocare la stessa mano, ma in questa situazione no, perché 10-10 è una mano eccessivamente forte. L'all-in è necessario per le condizioni di stack che abbiamo, e da qui quindi noi costruiamo. Abbiamo sto benedetto 42%, 40, che abbiamo il 52, il 46%. Cioè, realisticamente, se noi andiamo a vedere il range vero di 3-bet di sto tizio, che poi non folda al nostro lean, e gli mettiamo le mani che probabilmente lui andrà a 3-bettare qui, dovrei mettere le giuste frequenze, cioè non, magari non tribetta tutto, non, magari aggiunge qualcos'altro. Però se noi andiamo a modificare, allargare questo suo range di 3-bet, forza, la nostra equity assomiglia al 55-57% che al 42 che ci serve. Ci serve sto 42 che vedete in sovraimpressione qua in basso. Ne abbiamo 57. Stiamo stampando chips in questo momento, che quando anche lo traduciamo in ICM è un valore atteso talmente grande che è molto positivo anche in ICM. Augusto, ti rispondo dopo, però mi devi specificare meglio cosa intendi. Cosa intendi con si può fare lo stesso al cash? Ok, quindi partiamo da qua e torniamo alla nostra bella mano. Quindi torniamo alla nostra mano che stava qui senza fare ulteriori danni. E short stack, bellino, eccolo qua, perfetto. Abbiamo risolto la nostra mano a livello di cosa ci serve fare. Finiamo di avere mal di testa, giochiamo bene le nostre chips, siamo felici, anzi abbiamo avuto un colpo di fortuna che con 10 BB abbiamo avuto 10-10, una mano così profittevole in cui impelagarci. Qual è il problema? Il problema è che il nostro hero non fa all-in, non fa fold, ma fa call. Ok,
Ora, nello specifico il call è meglio del fold, perché? Perché mantiene dentro delle chips invece di passare la mano migliore. Però si apre e qui andiamo a... Ora, nella mano specifica per come si è evoluta, dobbiamo considerare che le scelte, come sempre, quando noi partiamo da una mano molto forte, anche se facciamo errori tecnici, tattici, siamo presi per i capelli da avere una mano forte che in molte situazioni continua a giocare bene. Continua ad avere paracadute, continua ad avere dei modi per salvarsi e uscire dal problema che noi con il nostro errore stiamo creando. Quindi, se anche tu qua fai gol, poi scende 7-7-9 e va bene, cioè che devi fare? Vai all-in e hai risolto comunque, hai fatto comunque un'azione corretta. Il problema qual è? Che la persona che sta giocando si lamenta che poi c'è stato. Sia il col con 6-6, sia il col con Asso 8, e quindi poi ha finito con il perdere questo piatto. E ancora una volta stiamo giocando le emozioni e non stiamo giocando i numeri, che da un lato io posso capire che sia normale, dall'altro lato non posso onestamente accettarlo se sto parlando con una persona che in teoria questo gioco l'ha studiato, che in teoria anche in vari modi visto dei miei materiali, dove in modo chiaro spiego e do quasi come legge universale che con 10 BB non possiamo andare a fare un certo tipo di gioco e che la nostra bussola e quello che noi facciamo quando succede, quando siamo al tavolo, lo dobbiamo calcolare attraverso le pot odds. Poi lo capisco che a livello emotivo una persona che gioca poco non riesce a sviluppare abbastanza il proprio gioco e la propria tolleranza verso questo gioco, lo capisco, però è poker, ragazzi, se non volete giocare a poker perché queste cose non vi piacciono, non giocate a poker, non vincete i soldi perché giocate male a poker, non li vincete neanche giocando bene a poker, cioè questo è il patto. Ma è tutto sbagliato in partenza cosa? Real TV, Real TV. Quindi, cosa è successo? Noi abbiamo fatto call qui e Oppo 1 invece di andare all-in ha fatto call a sua volta. Problema di Hiro è che Oppo 1 e Oppo 2 sono rimasti in gioco, poi Hiro al flop va all-in, Oppo 1 e Oppo 2 fanno call. Nell'azione corretta è un push preflop, Augusto. In questa mano, per come è stata giocata nella realtà, mano reale, Hiro fa call a 3-bet, Oppo 1 call e si va al flop. È un errore, però ragazzi, così le persone sbagliano. Non vi vedo quando dico che le persone fanno errori che non si, di cui non si accorgono. E il problema non è che fai come fai a giocare TT da BB con questi bui. Il problema è che lo fai e nella tua testa il problema è l'asse river. Cioè, il problema per Hiro in questo momento è che è stato scoppiato, però è un problema diffusissimo negli amatori. Non si accorgono che quello che loro chiamano scoppio non arriva, questa è tra l'altro una fase finale di un torneo, quello che si chiama, che loro chiamano scoppio, è in realtà l'ultimo dei problemi che hanno nel poker. No, è errori che fa il 70-80% della popolazione che gioca a questo gioco e che ha studiato qualcosa. Non sto parlando del giocatore di circoletto, perché altrimenti i giocatori che studiano poco, come la maggior parte dei regular che capiscono poco di quello che dovrebbero, non vincerebbero in matematica. Detto questo, siamo in questo flop, e quindi la mano reale è questa. Hiro fa call a 3-bet,
1 fa call, si va al flop. Al flop che cosa c'è? Al flop cosa succede? Così capiamo questo passaggio, perché se capiamo questo passaggio abbiamo capito perché il gioco short stack è così importante e delicato da non giocare secondo la paura di non uscire, ma dobbiamo giocarla facendo un calcolo banale. Al flop noi abbiamo uno stack di 5 BB, dove sei qua, 5 BB di stack. Il piatto è diventato che Oppo 1 ha messo 5 BB, Oppo 2 ha messo 5 BB, Iro ha messo 5 BB, 15 più un buio che c'era di ante, e 0, quindi abbiamo piatto al flop uguale 16,5 BB. Ok? In realtà non è meno VVVV come dici tu, tipo, ora ci arriviamo pure a questo. Però è sbagliato, molto sbagliato, perché questa è una mano in cui non è super V meno solo perché abbiamo 10-10. Quindi, piatta al flop, 16,5 BB. Cosa succede? Scende questo flop, andiamo all-in, aggiungiamo a questo piatto 5 BB. La nostra matematica... Stiamo ora imperando qui, stiamo al flop, abbiamo una probabilità di vittoria dell'80%, non ci serve calcolare la nostra matematica, non ci serve dire 5 BB per vincere un piatto di 21,5 BB, quant'è 5 diviso 21 è 19%, quanto è? No, scusa, perché ho detto 19, 23%, e 20, sì, 23%, non... Stiamo all'80, non ci serve, cioè, ovvio che siamo positivi, ma non è questo il problema. Il problema è cosa succede nei nostri avversari. Vi ricordo da dove stiamo partendo. Stiamo partendo che il problema è che Iro è un qualsiasi giocatore amatoriale, che molte delle persone che guardano questo video sono come Iro, si lamentano che poi ci sono gli scoppi. Iro a Oppo 1 sta dicendo: senti Oppo 1, devi mettere 5 BB il mio all-in per vincere un piatto che è diventato di 16,5 BB che avevamo al flop, più i 5 che ho aggiunto io 21,5, più i 5 che stai mettendo tu sono 26,5 BB. 5 diviso 26,5 BB uguale 18,8%. Quindi Oppo 1 riceve pot odds del 19%. Senza andare in un gioco dove i nostri avversari hanno tendenze di calling station, quando Oppo 1 si vede questo all-in al flop, su un flop dove lui ha questa coppia, dove è vero che non ci sono progetti di colore, ma è che i progetti di scala sono difficili, ma potrebbe immaginarsi di trovarsi un intanto un asso K, un asso dama che fa un bluff a caso, o una mano che sta forzando il gioco, non si capisce neanche bene perché. E in più siamo in un torneo dove le contendenze da calling station ci sono. Può decidere che questo Oppo 1 vuole continuare, vuole mettere sti 5 BB perché ormai la frittata è fatta, continuiamo a giocare e vinciamo un piatto del 19% dove ho bisogno solo del 19%. Certo che può deciderlo, perché se questo viene un attimo l'idea che il tuo avversario può avere asso K, il tuo avversario può avere una mano che per qualche strano motivo batte, in più si vede, ah, io 6-6 su 7-8 su 7-9, se scende il 5, l'8 si apre il progetto, è forzato il call di Oppo 1, certo, ma Oppo 1 sta facendo una schifezza dall'inizio, doveva andare all-in con 6-6, di che cosa stiamo parlando? Quindi infatti su 3bet del deep,
Con 13 BB tu pensi che ho due foldi? O se noi andiamo lì in Hero, oppo uno fold, certo, se noi andiamo lì. Oppo due probabilmente chiama, si dovrebbe chiamare. Ok, quindi oppo uno, qual è il punto? Che noi a oppo uno stiamo da... Intanto noi non sappiamo che oppo uno ha 6-6. Oppo uno può avere 6-6, può anche avere 8-8, può anche avere asso jack suite, può avere delle mani, sta sbagliando pure lui tutto, cioè è una situazione talmente strana. Però c'è da dire che oppo uno preflop, dopo che ha rilanciato, riceve questa 3-bet, deve mettere 3 BB per un piatto gigante, cioè può metterla con qualsiasi cosa, e alla peggio rimane con 8 BB se folda post flop. Però riceve tantissime pot odds per chiamare e giocarsela qua. Se pensa che noi abbiamo un minimo di range di bluff, decide di chiamare. E cosa succede? Succede che oppo 1 fa call, il piatto fa... Mi sembra che faccia call, non mi ricordo se fa call all-in. Non mi ricordo se fa call all-in. Controllo giusto un attimo perché sì, va all-in. Ok, quindi oppo uno va all-in. Abbiamo detto che al flop il piatto è diretta ai 5 BB, gli 8, gli altri 3 chiaramente li mette spesso perché... abbiamo detto il piatto è 26,5 perché mette spesso perché non sei di. Quindi cosa succede? Op, noi andiamo all'in, il piatto diventa al flop era di 16,5 BB, noi ne mettiamo 5, oppo 1 ne mette 8, diventa 13 BB extra e 16 3, 29 BB. Giusto? 21 e 8, 29,5 BB. Quindi pot al flop dopo call di oppo 1 uguale 29,5 BB. Cosa succede a oppo 2? Questo oppo 2 che ha tribettato perché voleva aggredire questo oppo 1 che forse se lo immaginava debole, preflop e tutto quello che vuoi, si ritrova che deve mettere 8 bui per vincere un piatto che diventa di 37 BB, 37,5 BB. Pot odds oppo 2 uguale che corrispondono al 21%. E attenzione, questo stiamo parlando di un torneo freeze out. Nel torneo con le taglie sta dinamica è ancora più delirante. Abbiamo pot odds del 21%, stiamo offrendo a oppo 2 pot odds del 21%. È vero che lui ha asso alta, è vero che non ha progetti di colore, è vero che il suo call è esagerato. Oh, ma siamo sempre al solito discorso. Non faccio altro che dire che a questi livelli le persone fanno fatica a foldare. Questo se si immagina solo che ha l'asso buono, a parte che non li sa fare questi calcoli, però se si immagina che ha solo l'asso buono, ha 3 out turn e 3 out river. Sono 3 per 4, 12%, solo con l'asso.
Se poi questa sua fantasia gli fa vedere che ha questi 3 quinti di scala e che ogni tanto può essere... Ma Giuliano sta combinando qualcosa, perché io c'è un ragazzo che mi ha scritto tipo... Mi ha scritto... Mi ha mandato, non è che mi ha scritto, perché quando mi mandate gli audio e io non posso ascoltarli subito, questi audio rimangono in attesa per tempo indefinito. E quindi so, mi aveva mandato questa foto di Giuliano, poi ho fatto la diretta l'altra sera, ho avuto degli impegni, non l'ho ascoltato e non so se cosa sta combinando, se era un tavolo finale. C'erano Giuliano e Andrea Ricci, però non ho capito bene che cosa stavano facendo. Quindi se qualcuno sa qualcosa mi informi. E stavo dicendo, abbiamo questo giocatore che in modo molto fervido può inventarsi che questi 8 BB valgano la pena di essere investiti. A maggior ragione se qua ci sono due taglie, perché oltre alle POTOZ dirette che riceve, ci sono le POTOZ extra, sempre dirette, che riceve dai soldi che vince qualora sculasse. Stiamo in una situazione un po' disperata, se la può raccontare in mille modi, fatto sta che non folda. Decide di non foldare e quindi ci sono degli errori in questa mano nei nostri avversari? Sì, perché OppO1 può decidere che preflop non c'è trippa per lui e può decidere di foldare. OppO2, anche dopo il call di OppO1, può decidere che con questo 21% non ce l'ha, come la prende, perché gli servono. Perché benché vada a tre out, però non sanno fare i calcoli, non sanno foldare, giocano guidati dalle emozioni molto più che noi, e quindi questo è un call che non solo non mi stupisce, sono quasi contento di vederlo, no? Perché con una mano come 10-10 che dovrebbe prendere i minimi, qua sta prendendo i massimi, cioè abbiamo trasformato questa mano da una situazione dove preflop noi possiamo prendere massimo 10 bui dai nostri avversari, e dove normalmente prendiamo 20 bui perché vinciamo il piatto, arriviamo a 20 bui, a una situazione dove stiamo riaprendo il torneo e andiamo a più di 30 bui. Bellissima come situazione. Succede perché stiamo partendo da una mano forte contro gente scarsa. Però quando noi andiamo, il punto di questa diretta qual è? Che quando noi andiamo short stack, partendo da uno stack da 10 bui, andiamo post flop, quello che succede è che diamo POTOZ eccessivamente favorevoli ai nostri avversari. Tradotto, non diamo ai nostri avversari una chance vera di foldare. Se anche ce l'hanno, perché ce l'hanno, perché in teoria se uno stesse stretto sui numeri la troverebbe l'occasione di foldare, comunque avrebbero dei motivi per fare call. E quindi ci sono almeno due conseguenze che possiamo trarre. La prima è che gli scoppi diventano frequenti, perché se i nostri avversari non foldano, anche se le stanno mettendo a valore atteso negativo, comunque la maggior parte delle volte, in questo caso combinatelo, vincono più loro che noi. No, in questo caso no, abbiamo 10-10, siamo molto forti al flop. Però ci scoppiano in un numero più grande di volte. Secondo problema, che è quello più grave, noi qui abbiamo 10-10. Abbiamo un flop utile, ma se il flop è 7-7 asso, che succede? Se il flop è 7-7 dama, che succede? Comunque noi, o se invece di 10-10 abbiamo asso dama, che succede? Cioè, se noi andiamo a spingiamo queste mani post flop, poi ci troviamo a gestire dei numeri super scomodi per noi, dove siamo forzati a giocare, ma dove perdiamo tante volte, dove non siamo mai sicuri, dove stiamo andando a fare una scelta molto dubbia e allo stesso tempo necessaria. Il tutto perché
Perché con 10 BB abbiamo un problema nel fare l'unica azione che è tecnicamente corretta, tatticamente utile, strategica per il nostro torneo e in linea con la matematica del torneo. Cioè utilizzare questi 10 bui per prenderci un rischio dove usciremo dal torneo un numero di volte. Però poiché non giochiamo a 100% alla volta, tra l'altro mi sono messo 40 minuti che parlo con voi e mi sono completamente distaccato dall'unica cosa che conta in questo pomeriggio, cioè Lorenzo Sonego in Coppa Davis. Quindi state da buoni un attimo, perché Lorenzo Sonego sta battagliando contro Shapovalov. Ah, è entrata, no. È fuori. Anzi, c'è Shapovalov a set point. Ha fatto una risposta bellissima sulla linea. Che bellissimo Shapovalov da vedere, però deve perdere oggi. Quindi vi parlo mentre guardo sto set point perché è importante. Chiaro sto discorso, ragazzi. Se noi andiamo all'in, diamo Pottoz esageratamente comodo ai nostri avversari. Qui hanno due mani particolarmente deboli, chiamiamole come utilizzate l'aggettivo che volete, cioè 6-6 e Assotto, sono due mani che i nostri avversari li mettono in una posizione scomoda, eppure fanno call call. Immaginatevi se hanno delle mani legittime, non folderanno mai. Seconda cosa, noi andiamo a giocare il nostro stack a più alto valore di tutto il torneo, cioè i 10 BB, gli ultimi 10 BB del nostro stack valgono più di altri insiemi di 10 BB in altri momenti del torneo. Deve essere chiara sta cosa, deve essere chiara e lampante. Perché è così, perché questi 10 BB ti permettono di rimanere nel torneo e se hai un modo per sbloccarli, li raddoppi e le volte che diventano 20, 25, riapri il torneo, hai ancora possibilità di giocare, ma è grazie a questi 10 BB. Se Oppo 2 da 55 BB perde sto piatto dove ha fatto una cazzata e va a 45, non gli cambia il torneo. Te è chiara sto passaggio? Noi se usciamo qua andiamo a 0, lui va a 45, con 45 BB può accedere a tanti soldi nel torneo. Ciao Giuseppe, parla di push the money, guarda caso. Quindi, ok, adesso che siamo sul 5 pari di Sonego, possiamo un attimo rimettere in primo piano la diretta. Se noi andiamo post flop con uno stack corto, creiamo sempre condizioni per i nostri avversari di chiamarci tante volte, scoppiarci. E noi ci mettiamo nella posizione di vincere il piatto molte meno volte. Quando noi andiamo post flop con uno stack corto, diamo pot odds ottime al nostro avversario. Per questo è difficile il gioco short stack post flop. Che non sto dicendo non ci dobbiamo andare mai. Sto dicendo che è difficile, dobbiamo saperlo gestire. Perché le pot odds per il nostro avversario. Ecco, infatti Giuseppe dice esattamente, stack 10 BB prima lezione. Per questo poi penso a sta cosa, proprio la prima lezione, la base. Post flop con 10 BB, con 15, con uno stack corto, dobbiamo andarci con delle competenze molto affilate. Per questo il lavoro di push the money di Giuliano Bendinelli è esageratamente importante. Perché ti insegna come gestire lo short stack post flop, che è il post flop più avanzato, ancora più avanzato dello short stack del post flop normale. Perché col post flop normale tu hai un flop mediamente connesso, fai una size medio-lunga, tagli le pot odds al tuo avversario, anche la calling station si accorge che deve mettere tanto e folda. Con uno stack corto devi gestire size corte su board scomodi, oppure size molto lunghe, oppure size che ti committano.
sempre con chips ad altissimo valore del tuo torneo. E sta palla doveva finire fuori, e invece è rimasta sulla linea esterna di tanto così, tanto così. Anzi, sta partita di sonno che è importante, perché la migliore chance che ha di giocarsi la finale di Coppa Davis d'Italia è di battere sto Shapovalov adesso. Poi ce la giochiamo con Aliassim e eventualmente poi ce la giochiamo anche nel doppio. Però l'Italia ha una chance concreta di andare in finale di Coppa Davis con la seconda squadra, perché Sinner e Berrettini sono zoppi infortunati. Quindi molto importante. Ecco qua. Scrive Giuseppe, mettiamolo subito. Corso di Giuliano mi ha risolto un sacco di problemi da 22 BB a scendere, sia pre-flop ma soprattutto post-flop. È la pura verità. Perché è un corso avanzato di gioco post-flop, nello specifico short stack, che va a gestire le chips più importanti del torneo. Andiamo a chiudere questa diretta. Il succo lo avete capito, spero. Quando noi giochiamo con 10 BB, abbiamo bisogno di azioni solide. Non importa se queste azioni ci fanno uscire dal torneo un buon numero di volte. Succederà che usciamo dal torneo un buon numero di volte. Perché non possiamo inventare, non possiamo fare l'impossibile. Ma quello che facciamo, il nostro scopo è utilizzare queste chips per sbloccare quanti più tornei possibili. Non possiamo avere paura di 10-10. 10-10 è il nostro asso quando abbiamo 10 BB. Dobbiamo sbloccare quanti più tornei possibili. E per farlo dobbiamo utilizzare, mi sembra che lo dica Giuliano nel suo corso, l'all-in, il conoscere il range di all-in. Perché poi quell'altro, qua con 10-10 è facile, anche chi Real TV prima diceva con 10-10 devi andare a fare a foldare preflop, scusami, devi andare con il preflop è sbagliato fare call. Ma in realtà se fai call con 10-10 qua comunque nei flop sei valore atteso positivo, perché parti da 10-10. Il problema del gioco con 10 BB è quando noi non abbiamo 10-10, cioè la maggior parte delle volte, ma abbiamo sempre necessità di fare chips. Quindi conoscere i range giusti, andare all-in con i range giusti, anche con mani che nella nostra testa ci appaiono come deboli, però sono sufficientemente forti, ci mette nella condizione di fare le scelte più sicure, perché utilizziamo la fold equity, perché l'alternativa non è rimanere a 10 BB, l'alternativa è perdere l'ante, poi perdere il grande buio e poi il piccolo buio, aspettando una mano forte che matematicamente non ti arriverà mai, ti arriverà dopo che sei a meno 50 BB, se parti da questa condizione. E quindi gestire bene questo stack corto è fondamentale per innumerevoli motivi. Nella pagina di presentazione di Cyber Monday ho messo tutto quello che alla fine anche quello è un corso. Tutta la presentazione del corso Push the Money, ragazzi, è un corso sul gioco short stack, sui fondamenti da cui si parte per capire il gioco short stack, che molte persone nei tornei sono lontane dall'applicare quei concetti. C'è la piramide del valore delle chips, è una cosa che moltissimi non l'hanno capita nei tornei ed è centrale. Quindi andate a leggere questa pagina di presentazione, andate a se dovete fare una sola cosa nel torneo, una sola cosa, migliorate il gioco short stack. Perché da qui si sblocca la capacità di gestire i veri momenti chiave dei tornei e di costruire dopo. Perché? L'ho detto nella presentazione del Cyber Monday, ma lo voglio ripetere. Molte delle azioni corrette quando sei deep ti portano a situazioni dove sei corto. Molte.
fai un call. Ieri ho fatto un call con Jack Jack e il mio avversario l'ho beccato con un 7 e sono rimasto con 8 bui. Poi mi hanno dovuto scoppiare late stage ITM perché quei 10 bui li ho fatti. Molte delle azioni che ti portano a costruire stack e andare in fondo al torneo, un buon numero di volte ti lasciano short stack. I bui nei tornei salgono e ti lasciano short stack. I soldi si giocano in una dimensione short stack, o perché sei tu corto o perché sono i due avversari corti. Se noi non capiamo quello che è il grande tema del gioco con poche chips, cioè come sbloccare, come raccogliere chips anche con mani deboli utilizzando la fold equity, e come non sprecarle andando post flop in situazioni che non sappiamo gestire o che sono matematicamente disastrose come questa che abbiamo visto, noi abbiamo seri problemi a gestire i tornei. Serissimi. Non si può gestire, puoi giocare cash game senza sapere. Tu sei un giocatore fortissimo nel capire darne river, nel ragionare per piatti grandi, puoi gestire i tornei, ma il gioco short stack è la base dei tornei. È la base. Perché è quella dove ci stanno le chips a più alto valore, quella che è più in linea con la matematica del torneo. È quella che nel cash game rimanete corti, mettete altri 90 bui sul tavolo e siete di nuovo 100x prendendoli dalla tasca. Nel torneo per ritornare 100x ve li dovete conquistare, e se lo fate male, se lo fate in una dimensione emotiva problematica, perché ci sono i soldi, vuoi rimanere nel gioco e non conosci la forza delle mani e non sei abituato a giocarti le mani prendendo dei rischi giusti, si crea un cocktail di problemi legati al fare scelte buone. Non dovete fare scelte ottime, perfette, con 10 bui, ma buone sì. Nei circoli, nelle turbate. E quindi c'è l'offerta Cyber Monday. Prendetela. E a suo giuro non c'è veramente neanche una scusa legata al prezzo, che comunque nella prima versione di Bush Demani, che costa un'inezia, non può essere un problema di prezzo, ma la versione di Giuliano racconta delle mani con cui lui gestisce i tornei da 500, da 1000 nel .com, con cui gestisce situazioni delicate negli EPT, e il ragionamento che porta avanti Giuliano in quel corso, tra l'altro quel corso doveva essere tipo lungo la metà, poi è andato qualcosa storto, è diventato eccessivamente più lungo e articolato di quanto pensavamo. Si parla di giochi CM, come dice Giuseppe. Quindi volevo dare un'occhiata ai commenti prima di lasciarvi, perché siamo al tiebreak, ragazzi. Quindi, Augusto, mi hai fatto una domanda sul cash game, però non ho capito bene esattamente cosa intendessi. Scusa, ma era un push preflop? Sì, non mi si fa giocare TT, questo qua ne abbiamo parlato. Non serve una tribetta preflop se opportunità, se oppo 2 non rilancia. Se oppo 2 non rilancia, uno lean preflop. Non c'è margine per tribettare con 10 bui. Dopo due non foldava mai questa mano. Dicevo, se va bene, se va come dice Real Preflop, questa mano è un cooler che potrebbe mai andare diversamente a comandare. Semplicemente l'hanno rimandato. Hanno rimandato l'inevitabile al flop? Non ne sono sicuro, perché Oppo 2 deve mettere 11 BB, perché comunque deve considerare anche
cioè Oppo 1, scusami, il 6-6 deve mettere 11 BB per giocare con Oppo 2. Però sì, ok, stavo un po' confuso io. Tu hai detto, se io vado all-in preflop, Oppo 1 fa call e Oppo 2 non può foldare, però non sono così sicuro che Oppo 1 faccia call, anzi secondo me fa fold. Se lui facesse call, sì, Oppo 2 poi sarebbe nella posizione di dover mettere. Tra l'altro io qua ho sbagliato pure il calcolo. Da qualche parte non rifaccio tutto, però qua è sbagliato perché il calcolo è per 43,7 BB, che sono quelli che evidentemente vince. Quindi da qualche parte ho sbagliato il calcolo io. E quindi tutto il ragionamento che ho fatto non è per 21% di chips, ma per il 18%. Se lui si dà il 12% solo con l'asso, è molto più vicino al 18%. Penso neanche a questi passaggi dove si fanno errori di calcolo stupidi come questo che ho fatto io, però se uno si basa su un calcolo sbagliato, poi c'è un valore atteso sballato. Certo, se proprio massimizzare dei conti di poter perdere, ma in realtà qua non vai in post flop per massimizzare, Cesare, qua vai in post flop perché hai paura di giocarti 10-10, qua vai post flop perché non vuoi vedere il problema vero. Tu c'hai in poker click, non mi ricordo, però il problema vero è che qua vai post flop perché no, cioè, mi sembra poker click. Perché non vuoi vedere l'asso, perché se l'asso lo vedi al flop magari vedi anche il check fold, ma non utilizzi l'asso come un elemento per andare all-in e sperare che 8-8 ti chiami credendo che tu sei in bluff. Non sai, prima personalmente sono contento del proprio gioco 80-20, poi 20 volte su 100 lo perdo, ma sono comunque contento. Sì, ma è contento, è giusto, è giusto, è giusto. Ma è l'unica, non solo è l'unica cosa, è la cosa migliore che puoi fare con questo stack. Ragazzi, Sonego ha un mini break di vantaggio. Non so se capite l'importanza della cosa. Push the money, viene spiegato anche l'ICM in tanti esempi, come diceva Giuseppe prima. Grande Mario, grazie. Matteo, scusa, per la stessa logica, allora, c'è un'apertura per flop, un fat call, devo foldare TT perché dopo sono committere al flop. No, aspetta. Matteo, se vuoi ti rispondo, però aiutami con una domanda più chiara. Se c'è un'apertura per flop è un flat call, quindi apertura per flop significa che Oppo apre 2BB, Oppo 2 fa call, io 10-10, che foldo, vado all'in qui. Ma se faccio call andiamo su sto flop. Però non ho capito perché devo foldare TT perché gli 8. Ma TT. Ah, ok. Forse intendi che per la stessa logica. Io non ho detto. Cioè, tutto sto discorso. Ho detto che io non voglio andare al flop. Non ho detto che voglio foldare TT. Ho detto più di una volta, credo, che TT non va foldato in questo spot. Dall'inizio, se vedi, ho fatto anche i calcoli. Ho dedicato tutta la parte iniziale a fare i calcoli. Però quello che ho detto io è un problema per la gestione del nostro stack e del nostro torneo, foldare, andare a giocare questo colpo post flop, perché ci mettiamo in una situazione dove il piatto diretto diventa molto più facile perderlo. Quando noi perdiamo questo piatto, perdiamo la possibilità di giocare anche quelli successivi, perché usciamo dal torneo. O se perdiamo delle chips, se restiamo più corti, è ancora peggio. No, non è peggio, però insomma è una situazione dove comunque abbiamo piatti poi in balia della fortuna. Quindi se la domanda è se Oppo 1 apre, Oppo 2 fa call, noi con 10-10 dobbiamo andare all-in per non creare delle situazioni di disagio post-flop. Perché 2 e 2 bui sono 4 bui? E un buio di ante, un buio e mezzo, sono 5 bui e mezzo. Fare più 50% del nostro stack andando all-in la volta in cui loro foldano per noi è un successo enorme. Lo facciamo con 10-10, ma lo facciamo anche con altre mani. 10-10, come la giochi a valore atteso positivo.
problema è quando dici 10, come ti dicevo, trova dama xx, capo xx, jack xx, asso xx e poi folda la mano migliore. Peccato. Cadere per Sonego. No, noi con 10 pb qui dobbiamo il primo passaggio è individuare dei range solidi di all-in fold preflop. Fine. E seguirli. Quando siamo giocatori avanzati, qui possiamo costruire un range di call. Prima, se andiamo a costruire un range di call qui, andiamo a creare le basi per dei problemi di gioco post flop non banali, che se li giochiamo con 55 BB, amen. Cioè, è normale avere problemi di gioco post flop, soprattutto se non siamo giocatori avanzati. Ma se ce li abbiamo con 10 BB, non stiamo perdendo solo le chips, stiamo perdendo chips ad altissimo valore del nostro torneo. Questo ci azzoppa, ci crea un effetto domino, vari livelli di impatto a una scelta di questo tipo. Ragazzi, Sonego ha sbagliato una palla in uno scambio durissimo, 5 pari. Cioè, andare post flop e crearci e fare errori poi post flop partendo da 10 BB. Ci fa utilizzare chips ad alto valore, riduce le nostre possibilità di raccogliere chips nelle mani successive. E stiamo scegliendo di andare nella direzione di perdere più volte il piatto invece di quella di vincere più volte il piatto. Quindi stiamo andando nella direzione di avere a fine mano uno stack più volte che è di 8 BB invece che di 13-14 BB. Con 13-14 BB possiamo aspettare più tempo delle mani buone. Con 13-14 BB possiamo seguire linee più profittevoli, con più mani. Con 13-14 BB, quando raddoppiamo, andiamo a 28 BB. Con 8 BB, quando raddoppiamo, andiamo a 16 e rimaniamo corti. E quindi si crea un effetto domino di problemi. Spero di essere stato abbastanza chiaro. È stata una diretta lunga, però ci tenevo a farla perché questo discorso legato al gioco short stack è facile a livello teorico da capirlo, però poi quando a livello pratico viene eseguito, ha dei problemi emotivi e bisogna capire a livello intimo e profondo da cosa questi problemi, cosa rende sbagliata una determinata azione fino a correggerla del tutto. Perché stiamo gestendo lo stack più importante dell'intero torneo. No, vabbè, Sonico ha fatto no, fuori. No, come è finito il suo secondo set in favore del Canada non ha senso. Era una partita praticamente vinta. Va bene, con questa delusione io vi lascio. Vi invito a sfruttare l'offerta Cyber Monday fino a lunedì. Ciao.